La sagra è nata nel centro storico di Controne, nei portoni, nei vicoli, in modo da far visitare in serenità tutto il paese, il centro storico di Controne, che è bellissimo, e degustare nel frattempo, passeggiando, i nostri fagioli. Il nostro fiore all'occhiello, il nostro fagiolo, ci ha fatto conoscere un po' dappertutto in tutto il mondo, che ha delle peculiarità uniche. Innanzitutto il gusto è buonissimo, poi ha una buccia molto molto sottile, quasi impalpabile, facilità di cottura, digeribilità, ha un sacco di caratteristiche che lo rendono unico. Veramente è un prodotto molto molto versatile, oltre che molto buono. Lo utilizziamo nelle ricette tradizionali, che sono scarole e fagioli, lagane e fagioli, pasta e fagioli, salsicce e fagioli, scarole e fagioli, tozzetti con i fagioli, che sono delle piccole freselline con i fagioli, e l'olio extravergine d'oliva. Una delle caratteristiche che ho dimenticato è che il nostro fagiolo è abbinabile sia col salato sia col dolce. Ci sono vari dolci, addirittura il gelato al fagiolo viene fatto, ma ci sono pasticceri, mi ricordo il compianto Alfonso Pepe, che faceva uno spettacolare panettone ai fagioli canditi di Controne, che era molto molto buono. Quest'anno abbiamo l'orgoglio di ospitare la pizzeria, una delle pizzerie più famose al mondo, fra le migliori pizzerie al mondo, 50 Colò di Ciro Salvo. E quindi abbiamo unito una delle migliori pizze al mondo con uno dei migliori fagioli al mondo. E penso che sia una miscela di sicuro successo. Essere scelto novembre perché il nostro fagiolo è uno dei pochi fagioli che viene seminato in estate e viene raccolto in autunno inoltrato, quindi a novembre. Quindi questi sono i primi fagioli che vengono prodotti, perché i nostri fagioli vengono lasciati essiccare sulla pianta e vengono raccolti quindi a inizio novembre, metà novembre. Fine novembre, l'ultimo weekend di novembre, ci dà la possibilità di avere questo fagiolo. È stato non un caso, ma è stato una scelta, perché i primi fagioli si hanno a novembre. Ci sono un sacco di volontari che stanno lavorando da mesi, non da giorni, da mesi. Ragazzi, meno ragazzi, meno giovani, tutti, è il nostro evento, ci ha fatto conoscere un po' dappertutto, e quindi lo vogliamo tenere, ce lo curiamo come un piccolo bambino. Ogni anno cercheremo di fare qualcosa di meglio per far apprezzare ancora di più la nostra sagra.